Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Milan Ren in quel di San Siro. Sono qui col dottor Redondo e con Steve. Ciao ragazzi. Salve. Ciao, ciao a tutti. Chi vuole rispondere alla fatidica domanda? Possiamo anche rispondere entrambi. Emozioni, sensazioni, vibrazioni. Allora, io stasera sono tutto un vibrio, ve lo dico. Proverò a contenermi, ma stasera... Oddio! Oddio! Raffinio! Traverso di Roma! Single, if so, I know a little spot we both can go. You and I have history yet to unfold. So say you're here alone. Che bravo! Il controllo che aveva fatto. Oddio! Che sfiga però, maledetto, dai. Maledetto piatto. Meritava il gol. No, beh, qui ha tirato benissimo, dai. L'ha toccata. Anche toccata. Prego Steve, dicevi, no, stringi che, gentilmente. Che finalmente è una partita dove ci giochiamo tanto, nel senso, sta partita è davvero importante, quindi la sento molto di più rispetto alle ultime di campionato, quindi sono teso già da stamattina. Stessa cosa, appuntamento non da sottovalutare. L'Europa League è sempre un gran palcoscenico dove non siamo mai riusciti a imporci da protagonisti. La terza è finita, si comincia. Dai, subito un gol. Che razzo. Dai, però approccio buono in questi primi minuti. Redondo, dove l'hai parcheggiata la Harley Davidson? Oddio! No, che cazzo, ragazzi. Comunque, 9 minuti, 3 occasioni clamorose. Non iniziamo a sbagliarne troppe, per favore. La paura è un po' quella. Che bravo Loftus qui. Hanno fatto lo stesso movimento entrambi, quello è il problema. Sia Musa che Giroud. Calcio d'angolo Milan. Portiere. Oh! Che cazzo, c'era anche l'arbitro tra le palle, che se ne è accorto in ritardissimo di essere tra le palle. Schema un po' complicato. No, ma ci stava. Infatti, Florenzi si arrabbia, guarda qua. Che bella coordinazione. Lo sapete che c'è una persona nel Milan che conosce bene il Ren, perché ci ha giocato contro già due volte questa stagione. Ce lo dice subito Redondo. Ce lo dice Rizzo. Dai. Lof. Come si chiama? Tocic. No, Gabbia. No. Stronzo. Aia, questo da solo. Cazzo, oddio. No. Mamma mia. Ma lì perché non lo segue nessuno dei due tra Teo e Kier? Cioè, alle volte lo seguiamo fino a centrocampo. Questo ha davvero avuto tutto il tempo di piazzarla. Regia, prego. Pronostichino di Anthony. Ciao Dani. Allora, il mio pronostico per questa sera per Milan-Ren è 2-0 per il Milan. Saluti, forza Milan. Sempre. Potremmo sbilanciarci anche noi con i pronostici, eh? Punto all'1-0, semplice. Io dico 2-0. Posizione grossa di Florenzi, pallinera, Loftus-Cheek! Passa in vantaggio! Dai, giusto! Dai. Che cazzo! Trentesimo, senza far passare troppi minuti, che poi sale l'ansia. Sì. Bel cross, bellissimo cross di Florenzi. Come l'ha angolata. Bravissimo, l'ha messa lì, eh. Che bella. Bello. Bello davvero. L'armadio Loftus. Avrei detto 1-0 io, onestamente. Bravo, un applauso all'onestà di Steve. Un applauso. Si apre la possibilità di farne anche, si spera, un altro. Sì, però io spero. Avrei detto uno e quindi tengo l'1. Sì, Gabbia cattivissimo, mi piace. Gabbia bad boy. Sta versione carogna, mi piace. Gabbia si vede dalle piccole cose che è venuto fuori. Cioè, prima l'hanno inquadrato mentre scatarrava. Cioè, sì, che... cattivo una Gabbia. Una volta avrebbe tirato fuori il fazzoletto. Sì. Non so se hai notato, non solo ha scatarrato, ma anche sugli scarpini dell'avversario. Bravo Gabbia, Ma fammi vedere gli scarpini. Così, cazzo. Spavaldo. Bello! Sì! Dai, no, pure, sì! Che sfiga! No. Attenzione! Lorenzo Rossetto dona 2 euro. Applaudi. Scrive per il nuovo shampoo di Redondo. E la via d'applaudi.
quando ti ho visto applaudire mi sono gustato la scena. Io che non leggo. L'hai lasciato fare un po' prima di dire. Dai, meritiamo più di un gol, cazzo. Un bel 2-0 subito sarebbe figo, eh. Tu chiedi troppo, però. No, non chiedo troppo a questa squadra. Io so che possano accontentarmi. Arturo. Grazie, Arturo. Parte di Hernandez verso Chiesa. Si sa. Festeggio subito. Sì! Con un bicchiere d'acqua. Dai, cazzo, dai. Ma letto stava facendo, Lea. Non lo so, ma era bellissimo. Dai, due è importante. Molto importante. Guarda che cacchia aveva preso. Mamma mia, bravo, bravo. Bravo. Era importante, è stato a zero, subito. E ora voglio il terzo. Insaziabile Brogna quest'oggi. Però ha funzionato, hai detto ci vorrebbe il secondo ed è arrivato il secondo. No, più che altro perché siamo superiori, dai. Che cazzo. Vabbè, sì, no, siamo superiori. Però... nel calcio. Però sappiamo che non sempre. C'è da dire che ha azzeccato quella roba Pioli, l'Oftus trequartista, perché ha lasciato scettici in tanti all'inizio. Alla fine i gol li sta facendo, A parte che oggi sta giocando strano, largo a destra, alto a destra. Ma siamo fluidi! Ma lo vuoi capire? Sì, ma che cazzo, sì o no? Me lo chiedo a fa, quanto cazzo siamo fluidi! Guarda Musa dov'è? Terzino sinistro, così a cazzo. Ma perché Gabbia sta mettendo i guantoni? Ma siamo fluidi! Siamo fluidi, lo vuoi capire? Sì, perché o poi no? Si scambia la posizione anche con Mignan e si infila anche i guantoni. Rafa. Beh, dai, beh. Bello Rafa! Fatela ridare in tiro! Fatela ridare in tiro! Esultanza liberatoria di Leao. Guardalo. Qui ha fatto il campione, ragazzi. Ha fatto assist il campione. Di tacco e piattone. Bravo, che te lo meriti. Finalmente si è sbloccato. Ma in campionato si deve sbloccare. Qui guarda sarà... qua. Vabbè, però comunque stasera è importante. Mamma mia. Bellissimo. Bellissimo, stupendo, stupendo. Che giocata. Porca troia, ragazzi. Cazzo, possiamo dire che era difficilissimo metterla lì? Sì. Sì, non era. Non era facile. Sono ingordo, voglio il quarto adesso. Brogna continuando a dichiararlo, ottiene. Ci sarebbe anche un gol adesso. Ci sarebbe anche un gol. Eccolo il gol. Sì, che la metti, eccolo la il gol. Peccato, solo meritava. No. Che cazzo ha preso questo? Cosa ha preso questo? Proprio davanti era. Ma porca troia.